La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Toscana, nei termini, parifica nei termini esplicitati in diritto il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio 2022, nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico. La Corte dei Conti, rilevata la generale regolarità delle poste contabili, ha parificato il bilancio 2022 della Regione Toscana. Il dispositivo, letto dalla Presidente della Sezione Regionale della Corte, Maria Annunziata Rucireta, è stato accolto con soddisfazione da Palazzo Strozzi Sacrati. La Regione nei mesi scorsi era stata messa nel mirino soprattutto per il disavanzo della sanità, settore che occupa circa l'80% degli oltre 12 miliardi del bilancio regionale. Il passivo della sanità nel 2022 è stato di circa 956 milioni, compensato almeno in parte dall'immissione di fondi dal bilancio ordinario per oltre 600 milioni e con 46 milioni provenienti da capitoli di spesa relativi agli oneri di ammortamento dei mutui contabilizzati. Manovra quest'ultima eccepita dalla Corte dei Conti, che ha chiesto anche una maggiore trasparenza. Faremo un emendamento al prossimo rendiconto che è in discussione in Consiglio per rimediare a questo aspetto, perché ci sono tutte le condizioni per coprirlo nella parte ordinaria. Oltre ai 46 milioni inseriti nel perimetro sanitario, l'altra eccezione riguarda le spese per il personale non dirigente. Su quest'ultimo punto la Regione sostiene di avere le carte in regola. Sotto questo aspetto ci muoveremo per chiarire più a fondo, offrire le nostre controriduzioni. La Corte dei Conti ha mosso delle osservazioni anche per alcune società partecipate, come le Terme di Montecatini. Non è liquidazione in senso sostanziale, lo è in senso formale, perché in senso sostanziale noi vogliamo rilanciare su Montecatini. Il governatore, di fronte alla Corte, ha rivendicato le scelte della Regione anche sulla società dell'aeroporto dell'Elba, annunciando che presto all'elenco delle partecipate si aggiungerà Toscana Strade.